missione mi starò avventurando adesso. Devo allenare questo muscolo che si chiama disciplina. Acting face. Io sono una dea. Cattive notizie. Mi si è rotta la lavatrice. Me la sono scampata per questa volta. Tutto succede per un motivo. Al superiore nel 2020. Andare a prendere il diploma. Sono arrivata al momento della ricreazione. Ti sto cercando. Mi ha anche migliorato l'umore. Mi si è rotta la lavatrice. Vabbè, non è un problema così grosso. Io ho abbastanza vestiti. Sono fornita di un botto di vestiti nel mio armadio. Sono fortunata e sono grateful per questo. Però il punto è che devo fare una bella gita per andare a prendere un pezzo che mi manca. Tipo un cerchio, una gomma e non so queste cose. Il papi mi ha detto arrangiati. Mi ha detto vai qua, dici che sei la figlia di colui e ti fanno le cose. Vabbè, se ho questi privilegi devo fare un botto di cose che sto procrastinando da un bel po'. Devo chiamare anche il dentista. Non a caso ieri ho sognato che mi si è rotto un dente, più precisamente questo qua in fondo. È un segno dell'universo che devo finalmente chiamare dentista? Sì. Ok, well, sono appena stata in palestra, non ho filmato niente, era troppo di gente. Tra le 4 arrivano tutti. Ho guidato ben 20 minuti per arrivare qua, in questo paese sconosciuto, per comprare una gomma nuova. Io non sono studiata sugli elettrodomestici. Che sas? Cosa sono queste scale? Non si capisce dov'è l'entrata. Cattive notizie. Non si può sostituire questo pezzo. Perché? Perché la lavatrice è totalmente da cambiare. La prendo come segno, o magari l'universo. Tutto succede per un motivo. Erano amici di mio padre, per quello mi... Per quello mio padre mi ha detto di andare lì. Ho avuto questi privilegi di essere trattata bene perché erano conoscenti di mio padre. In più mi hanno dato una caramella. Non sono di buon umore, ma per nessun motivo, Sto filmando lo stesso? Sì, perché devo allenare questo muscolo che si chiama disciplina. Devo fare le cose anche quando non so voglia di farle. Quindi eccomi qua. Nella mia testa, se devo fare una cosa, devo fare in modo perfetto. Questa qua è una regola che nella mia testa, che devo cambiarla. Basta che le fai. Se tu ti sei posto un obiettivo per la giornata e lo procrastini, lo procrastini perché lo vuoi fare in modo perfetto. Almeno questo è quello che la mia testa pensa. In questo momento non sono al massimo della mia felicità. Sono in un mood abbastanza strano. A volte sono da sola e sono la persona più felice del mondo. A volte sono da sola perché non ho nessuno con cui parlare e quindi sono un po' down. Ma credo sia una cosa normale. Questa merda qua che devo coprire. Ho coperto tutto tranne questa. Fai le cose anche se non le fai in modo perfetto. Basta che le fai. Se le esegui ogni giorno diventerà sempre più facile. Ti starei chiedendo: Nicole, perché ti stai truccando? Dove devi andare? Esco con i miei ex compagni di classe delle superiori. Ho finito il superiore nel 2020. È tipo da 3 anni che non usciamo. Ma in realtà siamo usciti una volta con questo gruppetto. Quindi sto mentendo. Giusto un ritrovo tra i più simpatici. Il punto che ho notato, perché io cerco di capire il mio cervello come funziona, vado su di energia quando faccio le cose che mi piacciono e quando il mio cuore inizia a pompare tanto. Esempio, quando vado a correre, io raggiungo uno stato. Io sono una dea quando vado a correre. Oddio, la parte che odio di più. Lo sapevo. Ce l'hai fatta? È morto qualcuno? No, mi ha anche migliorato l'umore. Le mie scarpe non possono stare un attimo in ordine. Indovina di chi è la colpa. Ti senti presa in causa? Vai. Who's that creeping through my window? Il giorno dopo mi sono mi sono finalmente decisa di chiamare il dentista. Io non vado dal dentista da probabilmente maggio dell'anno scorso, quindi da più di un anno. Ho fatto molte poche visite, molti pochi lavoretti da lui, però è sempre importante farsi una visita ogni tanto, soprattutto se sono passati almeno più di un anno. Vediamo se rispondo. Oh, mi devo preparare psicologicamente. Dai, è una cazzata, Nicole. Lo sai che tu è una cazzata? Io non sono capace di parlare formalmente con le persone. La sono scampata per questa volta. Mi sono appena svegliata da una nap. Sono un po' addormentata, però è pomeriggio. È ora di chiamare il dentista, finally. Dentista. Acting face. Sono Nicole Piazza. Non ci sentiamo da un po'. Volevo prenotare una
appuntamento giusto per una controllatina. Non ne ho idea, perché da più di un anno che non vengo, quindi non saprei. Facciamo 10 di mattina? Ok, perfetto, grazie mille. Ciao. Era così difficile, Nicole? Sai perché avevo preso una pausa dal dentista? Perché ci andavo regolarmente, in principio. Dopo sono dovuta andare a quella località di mare a fare la stagione estiva. Hey guys, you're going to work. Ti ricordi che avevo blatterato sul fatto che mia madre era andata in Ucraina? È ancora lì, sono passati circa un mese e mezzo, quasi due. Fatto sta che mio padre è a casa da solo. Cioè mia sorella grande, però she's barely home. Non è mai a casa lei. Quindi per questi due mesetti, in pratica mio padre sta avendo il regno tutto per lui. In che missione mi starò avventurando adesso? Beh, devo andare a fare la spesa. Non è che mi ha obbligato, però sono soltanto una brava figlia. Ecco, questa qua è la motivazione. In realtà c'è un'altra motivazione per cui in questo momento mi sento una figlia moderna. È da una settimana che, come sai, sono senza lavatrice. E non ci posso credere, non è da lui, però il mio papi me ne ha procurata un'altra. Una usata. Colui che vive nel suo regno. Ed è come minimo essere una figlia modello in questo momento. Per cui andiamo. Bad, bad, bad. I can get out bad, no drugs make me bad. I can get out bad, yeah, drugs are bad. I can get... back in it, we break up next day, now you back in it, my love just won't flex if you average, but he just might catch this magic lift. E dato che sono qua, gliela preparo questa cena. Qua sto cucendo a vapore, oh. Le tegoline. Le tegoline. È sempre così figo entrare a casa dei genitori perché ho le chiavi. Loro non sono a casa, quindi posso fare praticamente il cazzo che voglio. È come avere una seconda casa dove puoi fare ulteriormente i cazzi tuoi. Però qua c'è un po' più di rispetto. Per la cena, dato che lui ha dei gusti molto delicati, preparerò fagioli con la cipolla. Easy. Cosa che io non mangerei. Preparo una cosa che sicuro gli piace. Ho messo a posto un po' la cucina. Mio padre non è uno che cucina. Mio padre ha altri talenti. Mi sto accecando. E ne faccio una montagna, così a posto per i prossimi 3 giorni come contorno. Ah. Non gliel'ho mai fatto questo pasto, spero sia di suo gradimento. L'importante però è che io l'abbia fatto con amore. Questo qua lo metto in frigo, le tegoline sono quasi pronte e spero che il mio papi lo faccia. Posso scrivere il mio nome qua? Dov'è? Ecco, scherzavo. E adesso? Che figo, damn, damn. Ti giuro, guarda che io volevo andare a ricomprarmi un altro. Questo è proprio un oggetto di quelli a caso che non trovi mai nella vita in giro. Così casualmente ce l'aveva a casa adesso mio padre. Che culo, questa è una delle poche cose che a rimandarla mi si è trovata utile davanti agli occhi. Mi scrivo col bigliettino, ti ho fatto le tegoline. Gliel'ho fatta anche l'altra volta, però ha lasciato metà e a metà sono andata male. Però questa volta mangiale. Faccina. Gli ho fatto anche i fagioli con cipolla che li ho messi in frigo perché è capace di non vederli. Potrei scriverli, però mangiali anche questi. Credo che questo messaggio sia abbastanza chiaro. Parlando di chiarimenti, oh, sembra che da questo video io odi mio padre. Ma per niente, il contrario. Anzi, mi fa piacere fare le cose per lui. Era da chiarire perché sembra che io abbia proprio un odio profondo. Devo dirlo, mio padre ha troppo stile. Lui è uno di quei gangster che va via con le moto. Si veste meglio di me. Peccato che non c'è, se no avrei vloggato con lui. Confetto, una volta facevo hip hop, l'ho fatto solo per poco. Lo sport in cui sono stata brava nella mia vita era Just Dance. Stavo per dimenticare le mie magnifiche Vans a casa. Questo non me lo sarei proprio perdonata. Sono in missione verso la mia scuola superiore che ho finito nel 2020. Perché sto andando là? Devo andare a prendere il mio diploma. Io non metto piede là dal 2020. Sto facendo la stessa strada che facevo 3 anni fa. Nei tempi dove le preoccupazioni non c'erano. Ma neanche adesso ci sono, dai. Com'è possibile che questo profumo d'ansia ci sia anche adesso? Oh damn, sto barcando il portone. I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead. All my raps were the facts that they sat with the bar. Sono arrivata al momento della ricreazione. Oh, guarda sta roba, mi hanno detto che serviva il bollettino. Fonti esterne mi hanno detto che non serviva a nulla per ritirarlo. Ho fatto una gita inutile.
Vabbè dai, stamattina ho provato emozioni che non sentivo da tanti anni, ovvero di verifiche che non esistevano. Il famoso Mac dove si andava in marina. Ma io non andavo in marina, ero una studentessa modello. Where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they dead, thought my raps were the facts, so they sat with the bars. I got two phones, one need a charge. Yeah, they twins, I can tell they ass apart. I got big packs coming on the way.